Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, stai per ricevere una notizia molto importante che cambierà il corso delle cose. Quindi può essere una notizia che ha a che fare con il lavoro, le relazioni. Vediamo un po' dove si orientano le carte. Perché un gruppo sostanzioso di voi ha bisogno di sentire una determinata cosa, di che cosa sta arrivando, e quindi noi ci lasceremo guidare dalle carte, va bene? Quindi sta per arrivarti una notizia molto importante che cambierà il corso degli eventi, cambierà le cose, cambierà tutto, cambierà qualcosa. E quindi, ragazze mie, a me quando vengono queste ispirazioni significa che avete bisogno di ricevere delle cose. E quindi vediamo un po' che cosa esce e lasciatevi quindi ispirare, va bene? Ok, quindi sta per arrivarti una notizia importante, una notizia che cambierà il corso delle cose. Vediamo che notizia è. Allora, andiamo a vedere qual è la vibrazione di questa notizia, l'energia di questa notizia, che è anche la tua. Vediamo un po'. Quindi, stesa unica. Andiamo a vedere, quindi, chiediamo ai maestri che notizia sta per arrivarti che cambierà il corso delle cose. Vediamo, per le mie ragazze e i miei ragazzi che stanno guardando adesso. Vediamo un po', sapete che quando arriva una notizia noi magari stiamo aspettando qualcos'altro, però arriva qualcos'altro ancora, che è il preludio di quello, tipo possiamo anche aspettare una notizia di lavoro o piuttosto d'amore, arriva prima un'altra, perché ha a che fare con una compensazione emozionale, va bene? Anche una compensazione emozionale sul piano lavorativo, che è preludio di una realizzazione poi amorosa. Ok. Andiamo a vedere. Qual è l'energia intorno a cui sta girando questa notizia? Riguardo una sinfonia incompiuta, qualcosa che non si è compiuto, che quindi potete aspettare, state aspettando qualcosa riguardo a qualcosa che ha a che fare con qualcosa di incompiuto, che non si è compiuto. Quindi state magari aspettando da un po' di tempo o qualcosa che comunque si deve compiere. Qui c'è un uovo, e qui c'è una tastiera di un pianoforte. Quindi affinché la sinfonia, qualcosa su cui avete già lavorato, si compia, state aspettando la maturazione di qualcosa, quindi qualcosa che è rimasto anche in sospeso, va bene? Ok. Andiamoci a delineare altri tratti di questa sinfonia. Allora, ci mettiamo proprio i Rider-Waite, proprio secchi. Andiamo a vedere qual è la notizia che ti sta per arrivare, che cambierà il corso delle cose, qualcosa che una volta compiuto si può suonare. Ok. Qual è la notizia che ti sta arrivando? Che cambierà il corso delle cose, cambierà tutto, cambierà gli eventi. Vediamo un po'. Un messaggio. Qua abbiamo un fante dei denari, una notizia che riguarda una nuova opportunità, un inizio concreto. Un fante dei denari è proprio una proposta, qualcosa che ha a che fare con questo cambio di rotta, qualcosa che finalmente permette il compimento di un qualcosa che stavi aspettando. È un messaggio, una comunicazione. Andiamoci a delineare ancora di più i tratti di questa notizia. È proprio una chiamata, una notizia o un incontro, va bene? Per ora proprio siamo in linea generale, non sappiamo ancora di che incontro, che natura, che chiamata sia. Vediamo se si delineano di più. Che notizia ti sta per arrivare? Che cambierà il corso delle cose? Vediamo un po'. Ragazze mie, notizie a go-go qua. Chiamate. Una chiamata. Una chiamata che sblocca delle situazioni. 8 di bastoni. Qua sta arrivando proprio una chiamata che tu non ti aspetti. 8 di bastoni è anche qualcosa che non ti aspetti, no? Una chiamata improvvisa, qualcosa che rimette in movimento l'energia.
È uscita prima il Fante Denari, quindi è una proposta, una chiamata, un'opportunità che fa riprendere le comunicazioni, tutto torna a fluire. Per adesso può ancora essere di lavoro, d'amore, ok. Andiamocela a mettere un'altra, di cosa parla questo flusso di comunicazioni, di energie, questo sblocco, questa notizia, parlano proprio di notizie. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo. Wow, sei di bastoni, qualcosa che ti dà un pieno esito e successo di questa cosa. Allora, qua sta arrivando una notizia che ha a che fare con uno sblocco di energia, di comunicazioni, e c'è il sei di bastoni per un pieno esito, un pieno successo in un ambito dove c'era una sinfonia incompiuta, qualcosa che stavi aspettando. Il sei di bastoni mi parla anche del fatto che appena raggiungi, appena hai questa comunicazione, c'è proprio una celebrazione, un festeggiamento, dei riconoscimenti pubblici. Possono anche essere delle chiamate relative o dei concorsi pubblici, o può anche essere un qualcosa che stavi aspettando, un progresso lavorativo, questa chiamata, un aumento di stipendio, un avanzamento di carriera. O può anche essere un qualcosa che riguarda te e un'altra persona che ha a che fare con un successo, un esito di qualcosa che stavi chiedendo. Ok, andiamoci a delineare più dettagli su questo. Allora, vediamo un po' di cosa mi parlano. Anzi, ci metto prima i tarocchi oracolari delle fate. Andiamo più nel dettaglio di questa notizia che sta per arrivare, che cambierà il corso degli eventi. Cambierà il corso degli eventi, già ce la stanno dicendo, perché hai riconoscimento, hai un pieno esito, c'è cioè un successo. Ok. Quindi, che notizia stai per ricevere che cambierà tutto? Delineiamoci un po' questa notizia che è proprio uscita in qualità di notizia, di comunicazione, in qualità di telefonata. Proprio le telefonate, 8 di bastoni, mail, WhatsApp. Vediamo. Anche un incontro, il Fante dei Denari, eh? Deliniamoci un po' questa notizia. Una carta cardine su questa notizia che gli sta per arrivare. La forza. Questo ha a che fare con qualcosa per cui tu ti sei impegnata o ti sei impegnato. Qualcosa che ha a che fare con la forza, un recupero di una situazione per cui tu ti sei impegnata tanto. Sì, e stavi aspettando il risultato. Vediamo un po' ancora di cosa ci parla questa notizia. Anche la volontà di qualcuno di recuperare una situazione o una connessione, di conquista o di riconquista nei tuoi confronti, può anche essere. Vediamo un po' un'altra carta su questa forza. Due d'inverno, tu non ci credi. Qua c'è due di spade, tu non ci credi. Cioè, è come se tu hai dei dubbi su questa cosa. Mettiamone un'altra. Su questa notizia. Re d'inverno, qua mi parla di un re di spade. La notizia da parte di qualcuno, può anche essere una persona a livello professionale. E può anche essere, allora, qua mi sta parlando di un uomo, la figura di un uomo, va bene? Quindi a livello professionale può anche essere qualcosa che stavi aspettando sul piano lavorativo, una persona ti dà riconoscimenti pubblici o qualcosa per cui ti sei impegnata tanto. E quindi a livello di sfera professionale può essere qualcosa per cui tu ti sei impegnata tanto, non ci credi, due di spade. Perché forse è passato del tempo, stai aspettando tanto e quando sboccia questa cosa, ok. Ed è da parte di un uomo, qua si evince la figura di un uomo. Quindi può anche essere amorosa, sì, che tu sia uomo o donna, eh. Tu non ci credi, questa è una persona che può essere stata in silenzio, ha intenzione di parlarti per conquistarti o riconquistarti, anche una persona dal piano strategico, va bene? Andiamoci a delineare ancora di più questa notizia. Allora, andiamoci a parlare di questa comunicazione, quindi del Fante di Denari, questa notizia che arriva.
Allora, vediamo. Sì, qua c'è una prigione, qualcosa che era bloccato, ragazze mie, si sblocca. Bambino, qua mi sta parlando per un nuovo inizio. Ammalato, qua ci sono delle difficoltà che vengono risolte col fante di denari rispetto a una situazione bloccata per un nuovo inizio che c'erano stati dei problemi. Quindi la situazione è bloccata per un nuovo inizio, ma c'erano dei problemi. Qua ci sono comunicazioni che liquidano, ok? Dove riparte tutto. Vedete dove risuona? Andiamo a vedere questo 8 di bastoni ancora. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Viaggio, vedi, qua c'è un cambiamento, anche una persona lontana o un cambiamento di ruolo o di posizione. C'è un cambiamento. Riunione. Qua c'è una persona. C'è una persona che poteva essere lontana, fa un cambio nei tuoi confronti per vederti e vedersi. Ecco perché l'incontro. Qui un'altra. Donna maritata proprio a te. Proprio da te. Allora, ragazze mie, questa sfera, questa notizia si può applicare a più circostanze, ok? Allora, innanzitutto io ti dico che qui si sblocca una situazione che era bloccata, che c'erano dei problemi per un nuovo inizio. Può trattarsi d'amore o di lavoro. Di lavoro abbiamo già delineato. D'amore qui, io ti dico che qua può essere anche una persona, può essere anche tuo marito o il tuo compagno, va bene? Che vuole una riunione, per parlarti e per riconquistarti in modo serio. Può anche essere questo, oppure una persona di tuo interesse dove questo incontro non si poteva dare perché c'erano problemi anche di situazioni riguardanti dei figli e situazioni di doveri e obblighi familiari. Qua c'è una persona che fa un cambio nei tuoi confronti, viene proprio da te, per una riunione, per tutto ciò che stavamo aspettando, per un successo. Andiamo a delinearci ancora di più. Allora. Stai riprendendo? Sì. Allora, voglio vedere di cosa si tratta questo successo ancora. Questo 6 di bastoni, questo pieno esito di questa notizia. Domestico, giovane fanciulla. Vedovo. Allora, ragazze mie, ragazzi, qua mi stanno parlando anche di una persona che può essersi divorziata, separata, e una persona che vuole riconquistarti senza che ha dovuto anche avere probabilmente degli obblighi familiari perché la persona di cui stiamo parlando, ok? Allora, ti dico una cosa specifica per alcune di voi. Se la persona di tuo interesse non potevate vedervi o non c'era uno sblocco di comunicazioni per un trionfo perché era impegnato in una situazione per doveri familiari in cui la compagna o il compagno in questione erano delle persone un po' più fragili o comunque doveva tener conto, anche una madre può essere, di queste situazioni si sciolgono definitivamente. Quindi qua c'è l'incontro. Quindi qua mi stanno delineando di una persona che anche sofferto molto la tua mancanza, che fa un cambio nei tuoi confronti, e viene proprio da te, qua sul piano proprio anche sentimentale. Ti parlerà anche delle questioni rimaste in sospeso. Ok, ricordiamo che qua questa persona viene a recuperare tutto con tanto di determinazione e anche strategia. Tu sei in dubbio, non ci credi ancora a questa cosa, eh? Andiamoci ancora a vedere. Quindi io voglio capire, mettiamo un attimo un apostrofo sul piano lavorativo su questo successo, perché mi stanno parlando a più aspetti, quindi a più aspetti di voi può interessare o uno o l'altro o entrambe le cose. Vediamo sul piano lavorativo con questo fante di denari, 8 di bastoni e 6 di bastoni. Può anche essere un trasferimento che ti danno, che ha successo in questo. Sul piano lavorativo cosa ci racconta? Il fante di denari si è girata da sola, ragazze mie. C'è il 3 di coppe sul piano lavorativo. Qua quindi c'è un festeggiamento, una celebrazione per questa notizia che cambierà la vita, cambierà il corso delle cose. Ancora spieghiamoci queste comunicazioni. Vedi,
riguardo a dei progetti a cui tu ci tieni a livello emozionale anche. Quindi c'è una soluzione, una guarigione, una riuscita riguardo a dei progetti che erano in sospeso. Su questo 6 di coppe, questo trionfo. Il mago, ragazze mie, qua c'è la manifestazione di qualcosa che ha a che fare a livello lavorativo con quello per cui tu hai lottato. Quindi a livello lavorativo ti sta arrivando una proposta molto importante che ha a che fare con qualcosa che stavi aspettando per dar vita o via a qualcosa che avevi in grembo o di nuovo. O comunque sia, sta arrivando una proposta sul piano lavorativo che ti porterà tanto successo. Qua io vedo anche una collaborazione tra colleghi molto forte. Qualcosa che porta un cambio emozionale e ti fa stare bene anche a livello emozionale. E qua c'è il mago, c'è la manifestazione di quello che stiamo dicendo, un nuovo inizio. E Re d'Inverno può essere anche la persona che ti propone questa cosa, o può essere un giurista, o può essere un commercialista, un avvocato, qualcuno che ha a che fare con queste circostanze qui. Va bene? Pieno successo in tal senso. Benissimo, adesso ci andiamo a delineare invece sulla... Anzi, io ti metto ancora un'altra carta sul piano lavorativo. Vediamo un po', sul piano lavorativo ti voglio mettere un'altra carta di queste. Cosa dicono le fate? Sul piano lavorativo, cosa dicono le fate? Anche una persona che interviene per dare lo sblocco, ok? Viaggio, ragazze, c'è un trasferimento molto chiaro. Un viaggio imminente cambierà la tua vita in meglio. Quindi, sul piano lavorativo, ricevi veramente una botta grossissima di situazioni che erano bloccate per un progetto nuovo in cui non ti sentivi, non sapevi cosa fare. Quindi, qua avrai una riunione per un cambiamento di un viaggio, uno spostamento, un trasferimento da parte di una persona. Una comunicazione bomba che cambia proprio la tua vita. Qua c'è un 6 di bastoni, riconoscimenti pubblici e un cambio che arriva in tal senso. Va bene? Avrai una riunione per questo. Quindi stesa bellissima sul lavoro, questa è la notizia. Adesso ci ritiriamo queste, andiamoci a delineare un po' la figura del personaggio qui uscito sull'aspetto amoroso. Vediamo un po'. Può anche essere che vi accada entrambe le cose, amore e lavoro, eh? Ok, fatto sta questa notizia che ti cambia il corso degli eventi, cambia la vita. Quindi qua si è delineata una persona che ti chiede un incontro, di cui questa è la situazione. Era bloccata per delle vicissitudini familiari o altre responsabilità. È una persona che si è separata, poteva avere delle responsabilità di natura economica, familiare, lavorativa, di figli. Fa un cambio per una riunione nei tuoi confronti. Può anche essere tuo marito stesso, eh? E la situazione era bloccata, non c'era il rinnovo di qualcosa, tu stavi aspettando qualcosa, ok? Una cosa su cui tu hai lavorato, non ci credi ancora e arriva questo cambio. Io voglio andarmi a delineare la figura di questa persona, di questo fante di denari. Andiamoci a vedere subito. Che è anche la stessa figura di questo vedovo qui. Allora sì, ce la lasciamo qua. Può anche essere una donna, ovviamente. Andiamo a vedere quindi in amore. In amore questa è la circostanza specifica, va bene? Che si delinea forte qui. Quindi in amore questa proposta, questa comunicazione di successo, di questa sinfonia incompiuta. Andiamoci a delineare i tratti di questa persona, per favore. Delineiamoci i tratti di questa persona nei tuoi confronti con questa proposta, questa notizia che ti dà. Vediamo. L'innamorato, questa è una persona che è innamorata. Questa è una persona che è innamorata. Andiamo ancora. Cavallo di coppe, ragazze mie. Io ti dico una cosa. Qua c'è una dichiarazione d'amore da parte di questa persona. Con le circostanze specifiche descritte, ok, qua c'è una dichiarazione d'amore. Qua mi ha messo anche vedovo, può essere una persona che ha sentito moltissimo la tua mancanza.
è una persona che c'è proprio l'energia dell'innamorato, qua c'è anche un papa, queste sono le carte Romeo e Giulietta, sono molto indicate e qua c'è e ci sono i due innamorati, no? C'è Romeo e Giulietta. E quindi qua c'è una persona che il cavallo va verso il matrimonio, quindi comunque l'unione stabile o la dichiarazione d'amore. C'è una persona che ti dichiara il suo amore. Una persona che ti dichiara il suo amore, questa sinfonia era incompiuta, questa è la proposta. Andiamoci a delineare i tratti ancora di questa persona. Vediamo. 5 denari, qua vedo una perdita, qua c'è stata una perdita tra di voi, o questa persona si sente molto sola senza di te. È un po' come la situazione del vedovo, no? Un po' senza di te si sente sola. Beh, oppure ci possono essere state delle problematiche economiche per cui non poteva avanzare. Vediamo un po' ancora questa persona nei tuoi confronti con questa notizia che arriva. Cinque di coppe. Questa persona si evince fortissimo che sta male senza di te, si sente perso senza di te. Qua c'è anche una persona molto pentita col 5 di coppe di averti lasciato o di essersi allontanata o di stare male senza di te. Si evince questo 5-5, 5 di denari, 5 di coppe. Quindi per averti anche lasciato, lasciato solo, comunque sia, si sente che ha anche un pentimento qui, eh? Ancora questa persona nei tuoi confronti. Due di denari, come stanno dicendo, può essere una persona anche occupata sul piano lavorativo oppure con dei dubbi rispetto alla situazione perché qua c'è pentimento. C'è pentimento, ci possono essere delle questioni di natura lavorativa o di eredità anche. Vediamo ancora questa persona nei tuoi confronti, anzi io ci metto le altre carte, voglio specificarmi queste, perché il 5 di denari? Perché il 5 di denari? Vediamoci un po' la parte psicologica anche qui. 5 di denari, perché si sente così? Dispiacere, vedi? Ha avuto un dispiacere, o il dispiacere di essersi allontanato da te, o il dispiacere anche familiare. Ancora. Militare, questa persona è molto addolorata per qualcosa. Si è tenuto dentro anche il fatto che non, forse non te l'ha rivelato ancora, questo dispiacere. Leggerezza, vorrebbe tanta leggerezza in questo momento nella sua vita, la persona che sta soffrendo molto. Oppure è addolorato perché ha usato comportamenti leggeri nei tuoi confronti anche. Fammi capire questo 2 di denari. Amore. È in dubbio questa persona se tu la voglia oppure no. 2 denari. È in dubbio se tu voglia stare con lui, costruire. È in dubbio. Noi parliamo proprio dell'aspetto psicologico, no, di questa persona. Sì. Voglio vedere adesso. Mettiamocele qua queste. Io voglio vedere cosa sente per te questa persona. L'abbiamo delineato qui, voglio vedere con queste. Tu stai riprendendo nel frattempo? Ok. Cosa prova per te questa persona? Visto che qua è uscito l'innamorato, il cavallo di coppe, questo pentimento anche. Mettiamocelo qua. Qua stavano così, l'innamorato e il cavallo di coppe. Voglio capire cosa prova per te questa persona. Allora, stava già uscendo il sole, comunque battiamo prima. Cosa prova per te questa persona? 10 denari, ragazze mie. Questa persona è una persona che vuole prima di tutto anche secondo me una stabilità economica. Può non esserci in questo momento o può essergli mancata. 10 denari mi dice che è una persona che vuole comunque una stabilità con te. Può essere casa, famiglia, ok con te. Ancora,
Sì, giustizia. Qua c'è stato forse un divorzio, ragazzi. Oppure questa persona vuole fare le cose giuste e bene con te, vuole la stabilità con te. Ancora, cosa sono i prova, i sentimenti? Quattro di coppe. Una persona che può essere demotivata in questo momento per quello che gli è accaduto nella vita a livello emozionale. Può essere demotivata, vuole fare giustizia nei tuoi confronti perché non ha messo impegno prima. Ancora, cosa prova per te questa persona? Può essere che... Mo' ti dico... No, 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 aspetta, una alla volta. Cosa prova? Ragazzi, qua c'è il Papa. Può essere una persona che si è separata o comunque sia con il Papa. Io qua vedo la figura di una persona molto seria che vuole fare le cose giuste con te. Significa avere anche una stabilità, si appresta ad avere una conversazione molto seria con te, che parla di questo innamorato e del cavaliere di coppe. Quindi questa comunicazione qui, questa situazione che si sblocca, ha a che fare con una stabilità che vuole raggiungere questa persona e parlarti anche molto seriamente. Io qua vedo i segni della bilancia, del toro, dei gemelli, vedo anche segni di fuoco. Una persona può aver avuto delle responsabilità di casa, famiglia, quindi non ha messo l'impegno per questo motivo e tu ti sei stancata. Può anche essere questo. Vediamo quali sono... le intenzioni, le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti, a cosa sono conformi le azioni che questa persona farà nei tuoi confronti? Re di spade, vedi? Re di spade c'era uscito anche qua, una persona che sta utilizzando una strategia e vuole parlarti per avere successo. Re di spade cosa va a fare? Anche chi torna, chi è divorziato, Re di Spade. 8 di Spade. Ancora 5 di Bastoni. Qua ci sono dei conflitti che devono essere risolti tra di voi. E anche parlarti chiaro rispetto al blocco per altre persone coinvolte. Ancora le azioni che va a fare nei tuoi confronti, quali sono? Allora, tu hai i denari di nuovo, questa persona ti deve parlare, c'ha dei dubbi, vuole capire se c'è un'opportunità con te oppure no, perché qua non si evince che magari non si è comportato bene, sta molto male senza di te, qua c'è uno sblocco di questa situazione. C'ha un po' di dubbi perché magari una persona con cui sono successi dei blocchi, sono successe delle situazioni in cui si sono messe in mezzo altre persone o comunque sia dei conflitti interni, e può essere una... oppure può essere una persona impegnata molto sul piano lavorativo che sta cercando una propria stabilità. E vuole la stabilità con te, ma la sta cercando anche da un punto di vista lavorativo. Andiamo a metterci ancora queste due carte. Anzi, io ci voglio mettere proprio il cavallo di coppe qui. Voglio vedere con queste altre carte. Quindi, questo cavallo di coppe, questo movimento nei tuoi confronti. Ho una persona, secondo me, ragazze mie, io qua ti dico anche un'altra cosa, ragazzi. Qua mi si evince che è vedovo, è separato, o comunque sia una persona che è molto sola senza di te e con te vuole costruire, e c'erano stati dei blocchi, può essere una persona lontana che fa un cambio nei tuoi confronti. Qua viene a sondare per alcuni di voi il terreno. Ok. Andiamo a vedere il cavallo di coppe, quindi cosa farà nei tuoi confronti con questo cavallo di coppe? Eccolo, il consultante, sia uomo o donna, viene proprio lui o lei. Cosa fa nei tuoi confronti il cavallo di coppe, questo avanzamento d'amore? Audacia, vedi, farà qualcosa che tu non ti aspetti, c'era il due di spade qua, qualcosa prenderà la forza, le azioni nei tuoi confronti, prenderà la forza. Eccola, l'imperatrice proprio verso di te, che sei la donna o l'uomo che vede come... Una donna o un uomo incredibile prenderà l'audacia davanti a te, cioè farà un gesto audace. Ancora la temperanza per parlarti prima di tutto e sistemare eventuali cose, circostanze, dinamiche difficili che sono successe per cui c'era questa sinfonia incompiuta, di cui alcuni dettagli li abbiamo descritti nelle varie con le carte che sono uscite. Quindi proprio lui, confessione d'amore, audacia nei tuoi confronti a parlarti, rimettere in equilibrio le cose, va bene? Un'altra carta su questo, sulle azioni di lui o di lei. Affari.
Questa persona è una persona che o ci sono problemi economici, te li viene a spiegare, farà l'audacia, oppure vuole avere una stabilità con te, oppure ti vuole parlare di affari. Cioè anche di affari oltre alla parte relazionale, questo si può rifare molto alla parte del lavoro. Una persona che vuole far crescere un progetto vuole anche aiutarti a livello di affari. Ma qua si evince comunque una persona che ti vuole parlare anche della parte economica, che per lui è molto importante, può riguardare anche delle responsabilità personali di casa o di famiglia, va bene? Ma con te c'è un'imperatrice, vuole un pieno sviluppo e anche darti quello che non si è potuto dare fino a questo momento per varie vicissitudini, di cui sopra, ok? Fammi vedere con queste carte cosa prova per te su quel cavaliere di coppe. Una carta sola, il bagatto, vuole un nuovo inizio, ragazze mie, insieme a te, vuole proprio, si sente di avere tutti gli strumenti in mano con te. Voglio vedere tu che energia hai nei confronti di questa persona. Una sola, tu che energia hai nei confronti, eccola, il diavolo, qua c'è passione. Il sole, tu la vuoi questa cosa? Mi date un'altra carta sul diavolo? Eccola, l'imperatrice, mamma come state ragazze mie? Voi sapete che ottenete questa cosa? Voi state sul vostro piedistallo e sapete tutto quello che vi ho detto di questa persona, lo sapete perfettamente. E questa persona vuole tutto con te, che è pentito, che sta male, qualsiasi altra cosa, dinamica in cui ti è risuonata, che sta arrivando questa comunicazione che sblocca tutto di una sinfonia incompiuta. Tu stai agguerrita nel raggiungere il tuo obiettivo, stai sul tuo piedistallo e sai esattamente quello che ti ho detto. La vuoi questa cosa, la vuoi come dici tu e ce l'avrai. Stesa potentissima, eh? Voglio vedere quale migliore occasione il nostro lui lei ci dice, le nostre carte lui lei, oracoli. Cosa ti dice con questa cavallo di coppe, con quello che sente? Voglio entrare nella profondità, nel vivo del cuore di questa persona. Voglio entrare nella profondità, nel vivo di questa persona, nel suo cuore. Allora io ti dico già una cosa, a livello amoroso questa è una notizia che cambia il corso degli eventi. Perché? Perché tu manifesti il tuo potere, quello che stai manifestando sotto forma di legge di attrazione o della legge spirituale, ok? O comunque sia, in qualsiasi modo, anche se non sei ancora avvezza alla legge spirituale, questo ti cambia la vita perché ti fa capire che tu manifesti esattamente quello che vuoi in qualità di imperatrice, quando ti metti sul piedistallo. Ecco perché ti cambia la vita, ti cambia il corso delle cose, hai tu il potere nelle mani, ok? Vediamo un po', voglio entrare nella profondità, nel cuore di questa persona, per favore, nei tuoi confronti. La verità del suo cuore qual è? Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci, di Nietzsche. Allora, quanto manca alla vetta, questa persona farà di tutto per conquistarti e riconquistarti. Sia quello che sia, se ci sono problemi di lavoro, familiari o problemi economici, qualsiasi cosa debba risolvere, lui saprà come fare azioni conformi a quello che vuole realizzare con te. E te lo dirà questa cosa. Io voglio sapere adesso cosa ti dice con questo fante di denari. No! Leggi della ragazza! Vuoi sposarmi? Ragazze, per quante volte pure qua è uscito, qua c'era pure il Papa, la giustizia, la casa, da qualche parte. Questa persona ti vuole sposare, ragazze. O vuole una relazione seria. La vuole proprio con te. È molto triste senza di te. Qua c'è un gruppo sostenuto che questa persona è già separata o è vedova. Oppure una persona che senza di te sta male. E per questioni riguardanti blocchi non ha potuto palesare tutto questo. Ok? E vuoi sposarmi? Non so, io non so se chiedere altro, perché... No, io non chiedo altro, guarda, con queste carte comunque mi scioccano ogni volta. Ragazzi, vuole una relazione seria questa persona. Quanto manca la vetta, tu sali a non pensarci, come prima carta mi dice che praticamente qua batte chiodo. Cioè,
deve arrivare a una struttura lavorativa per avere questo, lo fa. E quello lo fa. Abbiamo due persone molto serie, qua il consultante e gli affari, cioè proprio il re di denari che ti parla seriamente perché vuole il pieno sviluppo di quello che abbiamo detto. L'imperatrice. Quindi ragazzi, qua mi parla pure di alcune persone che si sono potute mettere in mezzo alla relazione con il domestico, fanciulla, ok, lui si è sentito male per queste cose qui, questo dispiacere di cose che ti hanno detto o che a lui hanno detto, varie sono le dinamiche ragazzi, fatto sta che le prime carte qualcosa di nuovo era bloccato, la situazione invalidanti. Quindi qua questa notizia ti sta arrivando e cambia il corso della tua vita, certo che cambia il corso della tua vita, vuoi sposarmi? Poi sta a te, ma tu lo sai già, tu stai con il diavolo e l'imperatrice, cioè determinazione, diavolo, ottenere quello che vuoi. Quindi ragazze mie e ragazzi, io ho detto questo, mi fermo qui. Con voi sposarmi, mi ha colmato. Quindi ragazze mie e ragazzi, sia in un modo lavorativo, sia nella parte amorosa, qua ti cambia la vita perché arriva proprio un cambio che ha a che fare con le tue forze e l'impegno. Va bene? Detto questo, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!